Nell'alta Val d'Agri, ad oltre 1000 metri di altezza, sorge un borgo dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato. Parliamo di Marsico Vetere ed oggi siamo in compagnia del sindaco Marco Zipparri. Benvenuto. Arte, enogastronomia, cultura, ma sindaco, per chi non lo conoscesse, perché visitare Marsico Vetere? Cosa c'è da vedere? Buongiorno e bentrovati. Beh, Marsico Vetere è uno dei comuni con un'altitudine molto molto elevata in Basilicata. Credo che dopo Castelmezzano e Pietrapertosa si posiziona al terzo posto, 1036 metri sul livello del mare. Pochissimi gli abitanti, è un paese che qualcuno, scrivendo, lo ha definito il balcone della valle, scrivendo sulla Val d'Agri, e credo che Marsico Vetere sia ormai un comune fatto di pietra e roccia estemporanea. Ed è proprio su questo che noi stiamo puntando, su un turismo non solo di radici, ma su un turismo di rinascita. Quest'anno Marsico Vetere ha visto la 27esima rassegna del Tartufo Lucano. Per la prima volta abbiamo messo dei punti anche astronomici. C'è stata la madrina Francesca Brienza e mi dicono gli organizzatori della Vertina e della Nuova Vertina che grazie anche alla presenza dell'Associazione Cuochi Potentini abbiamo raggiunto addirittura le 6.000 presenze. Tutto questo nella sola giornata del 14 agosto. Fatto riferimento alla 27esima rassegna enogastronomica del Tartufo Lucano, che è stato uno degli eventi che ha animato l'estate, fatta di ritorni, di appuntamenti fissi come anche quello della Pulce Letteraria, ma anche di grandi novità come il Sonus Marsi. Sì, Sonus Marsi per noi è stato un nuovo format, l'amministrazione comunale lo ha voluto subito sposare. Dietro a Sonus Marsi c'è un'organizzazione molto giovane, mi piace dire molto fresca. C'è praticamente la Basilicata Concerti e Spettacoli, diretta da Raffaele D'Angelo e Carmine Cisullo, due giovani potentini, diciamo, dell'entroterra, uno proprio di Marsico Vetere, l'altro di Latronico, che lavorando per il Conservatorio Gesualdo da Venosa da Potenza ci hanno proposto già a marzo del 2024 questo nuovo format di musica classica. E devo dire che Marsico Vetere è stato davvero un palcoscenico naturale. Abbiamo ospitato dei violinisti che sono stati anche violinisti non solo di Papa Wojtyla, ma soprattutto di Papa Bergoglio. Quindi un livello musicale molto molto elevato che ci vedrà protagonisti anche nel mese di dicembre proprio a Berlino, perché a Marsico Vetere e nella frazione Villa d'Agri, presso il Palazzo Piccinni, abbiamo avuto l'onore di ospitare il Berliner Symphonic Orchestra. Considerate che quest'anno in Italia i Berliner hanno raggiunto solo tre tappe: il Lago di Como, Ravello e Marsico Vetere. Musica, cultura ed enogastronomia, i capisaldi di quest'estate, ma anche degli eventi a venire. Se parliamo di Marsico Vetere non si può non parlare di un'eccellenza, quella del prosciutto, che sarà protagonista a breve di un importante evento. Sì, il prosciutto di Marsico Vetere è un cult, diciamo che il nostro prodotto culinario più importante è proprio il prosciutto. Poi nel paniere dei prodotti tipici della Val d'Agri senz'altro spicca il miele, il vino, il tartufo lucano, però sul prosciutto c'è un lavoro che è consolidato del tempo, ci sono più famiglie di produttori e quest'anno il prosciutto, proprio il 6 settembre, riceverà il presidio Slow Food. Saremo presenti non solo presso la sede del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, lunghissima da pronunciare, ma la novità è che dal 27 al 30 settembre il comune di Marsico Vetere siglerà un protocollo d'intesa proprio a Terra Madre, nel Salone del Gusto di Torino, dove il prosciutto di Marsico Vetere sarà sicuramente ben rappresentato, e quello credo sia un lancio molto molto importante. Io dico sempre che abbiamo una storia da narrare, abbiamo un territorio da promuovere, abbiamo diversi piatti da raccontare, perché attorno a un territorio sicuramente si sviluppa un volano turistico che è legato all'enogastronomia, e di questo la Val d'Agri spesso viene fuori più per l'oil and gas, per le risorse del sottosuolo. Noi invece per una volta vogliamo invertire il tempo, invertire la tendenza e iniziare a promuovere e investire sui prodotti del sovrasuolo, quindi sui prodotti del territorio, e ripeto, il prosciutto è sicuramente, sarà senz'altro sicuramente un prodotto al quale l'amministrazione comunale di Marsico Vetere, insieme ai produttori, al consorzio di tutela, proverà a valorizzare nel migliore dei modi. Sindaco, lei al suo secondo mandato, in occasione della ricandidatura, ha sottolineato come non facesse promesse roboanti, ma ci fosse la garanzia di continuare il lavoro con lo stesso entusiasmo, con l'ascolto e con l'impegno di prima. È questo che ha fatto la differenza, questa sarà la scia e la linea che continuerà a percorrere.
Beh, nella vittoria delle elezioni comunali sicuramente sì, perché i cittadini si sono affidati, io credo, alla continuità. E poi abbiamo vissuto un tempo sospeso dove ci ha consegnato diversi fondi. Per la prima volta i comuni hanno uno strumento che è il PNRR, che, come dice anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, è il vero momento per mettere a terra quei fondi e quei finanziamenti. Sì, il secondo tempo andrà proprio in questa direzione. Nei prossimi mesi finalmente inaugureremo una scuola materna nuova, del tutto finanziata dal PNRR, perché Marsico Vetere è uno dei pochi comuni in controtendenza dove nascono diversi bambini, circa 90 all'anno, e dove secondo me c'è una speranza di futuro, una speranza dettata sicuramente da un paese moderno, dalla frazione Villa d'Agri, non senza escludere, senza dimenticare anche Baricelle. È uno dei pochi comuni della provincia di Potenza ed è tra i primi tre, massimo quattro in Basilicata, dove ancora secondo me c'è un reddito pro capite abbastanza elevato e una qualità di vita abbastanza accettabile. Certo, bisogna lavorare molto soprattutto sui giovani. Qualche settimana fa un'associazione di commercianti e artigiani ha presentato la sesta edizione della Notte Bianca, ma ora nei mesi autunnali ci vede una lunga battaglia, una dura battaglia per difendere quello che sarà il futuro dell'ospedale di Villa d'Agri. Come tutti sapete, siamo alla ricerca di medici, è un ospedale che rientra in un hub spoc con l'AOR San Carlo, e credo che l'autunno ci vedrà impegnati proprio su questo fronte. Serve una sanità diciamo maggiormente rappresentativa proprio nelle periferie dei territori. Mi riferisco all'ospedale di Melfi, di Lago Negro e di Villa d'Agri, che rientrano in una rete di hub spoc, ma il secondo mandato si concentrerà proprio su questo. E poi credo che serva maggiore consapevolezza del rischio idrogeologico, ma anche di quelli che sono i cambiamenti climatici. Quindi concentreremo i nostri sforzi e le nostre conoscenze per mettere a punto un sistema di protezione civile un po' più pregnante nei territori di provincia come quello della Val d'Agri. Voi sapete che anche il centro olio è un obiettivo sensibile e rientra nelle direttive della Seve Soter, e quindi credo che più sicurezza, più ambiente, ma soprattutto garanzia di salute ai cittadini che vivono nel nostro territorio. Sindaco, allora invitiamo tutti a venire a visitare Marsico Vetere, a godere di queste bellezze, a gustare le tipicità. Assolutamente sì, anche settembre ci vedrà protagonisti con un nuovo format. Il 12 e il 13 presso il Palazzo Piccinini ci sarà la proiezione di Luci e Suoni della Storia. Non dimentichiamoci che siamo territorio di briganti, ma siamo anche la patria di Angelo Clareno, un frate francescano nato a Fossombrone che fu confinato proprio a Marsico Vetere nella vicinissima Villa d'Agri. Con Luci e Suoni nella Storia invitiamo davvero tutti a Marsico Vetere per il 12 e 13 settembre. Grazie. Grazie a voi per questa opportunità.